Massimo Bisotti, il quadro mai dipinto. Dovrà capitare prima o poi che due anime selvatiche che non vogliono sentirsi strette da nessuno né chiuse agli angoli del mondo e che si amano abbastanza da non scappare né inseguire, si fermino, a comprendere che completarsi è questo. È chiudersi all'aperto sapendo che a nessuno dall'esterno sarà permesso entrare dentro. Si può rischiare di restare insieme tutta la vita così, senza che sia una minaccia, ma solo un sublime stato di grazia e di strafottente e imbarazzante felicità. Innamoratevi, non di chi vorrete raggiungere a ogni costo, ma di chi una volta raggiunto non vi farà più desiderare uscite di sicurezza. Amate la persona che vi farà venire voglia di svegliarvi sempre prima del previsto, per guardarla qualche attimo in più prima di uscire, e dormire sempre un attimo più tardi, per farvi chiudere gli occhi, stanchi di sonno, ma mai stanchi di lei. Perché c'è sempre una prima volta, una primavera notte di insonnia d'amore che ci rimane sotto la pelle. Un primo giorno in cui impariamo a riconoscere la direzione del vento. Un primo momento che ci porta in un luogo in cui non sappiamo di andare e poi ci siamo, improvvisamente, senza averlo previsto. La prima volta che abbiamo davvero paura è la prima volta che ridiamo al buio. La prima volta che assaggiamo una vita, infilando il dito nei suoi perfetti particolari. La prima volta che scopriamo il mare dove non c'è, perché ce l'abbiamo negli occhi dello stupore.